Buonasera, oggi è lunedì, quindi un nuovo weekly e sono le 6 quasi perché sta per suonarmi la sveglia per mangiare i datteri prima di andare in palestra. Mi sto preparando la merenda, mi sto facendo un pancake perché oggi a pranzo ho mangiato solo un'insalata perché ieri ho mangiato troppo. Adesso non ci do più dalla fame, avrei voglia di McDonald's, tutte schifezze varie, quindi mettiamole subito a tacere con un pancake con gli albumi. E oggi siamo stati a casa perché sono venuti a sistemarci il bagno perché la signora di sotto aveva una perdita. E stavo pensando e quindi ci hanno cambiato i sanitari, hanno cambiato il water e il bidet e adesso stiamo aspettando si asciughi il silicone intorno perché così poi possono essere utilizzati. Mancano ancora un paio d'ore circa, 4 ore, sono 3:30, è finito e quindi niente, è tutto qui. E adesso però devo andare a pulire di là perché non ho ancora pulito e c'è un macello e niente, quindi questo, poi vado in palestra. Bella la vita, bella la vita. Ma si può dormire così? Stavo sul cuscino. Affacciato al cuscino. Essere umano. Sì. Buongiorno ragazze, oggi è mercoledì, io sto andando sulla solita stradina di nonna, infatti sto più prendendo più buche io che non lo so. Oggi fa freschino, detto da una che c'ha sempre caldo, quindi dai, ci piace sta cosa e sembro anche un bello Yeti rosa. Ieri siamo stati a casa, cioè sono andata la mattina in palestra, al solito Tapirulan, al solito Calisthenics, poi siamo andati a fare la spesa al solito Lidl. Sono di una monotonia ragazze che mi si porta via proprio a me la monotonia. Stamattina ho registrato un video che voi avrete già visto venerdì. Adesso vado a mangiarmi una cosa. Oggi credo ci sia pesce in padella e finocchi. E niente. E niente, però sono contenta perché ho visto. Io ogni tanto mi faccio le foto prima e dopo, no? E praticamente ho preso una foto che avevo fatto a maggio, quindi molto prima che iniziassi il percorso, insomma, dal nutrizionista, e una che ho fatto ieri proprio. E sono proprio contenta perché si vede tanto, 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 tanto e bene così. Anche da quella cosa, perché poi ne ho fatta anche un'altra a novembre, quindi avevo iniziato tipo da poco, insomma, fine ottobre ho iniziato ad andare dal nutrizionista. Aspettami, te lo puoi, perché tanto li uso solo per guidare. E si vede già anche in un, quant'è, quasi un mese e mezzo, si vede già tanta differenza. Ma quella di maggio è una cosa allucinante. Volevo pubblicarla su Instagram. Magari fatemi sapere. Madonna, sto trucco visto da così è bruttissimo. Vi giuro che è un po' più carino da davanti. Volevo pubblicarla su Instagram. È una foto fatta in mutande reggiseno, insomma, sapete, quelli davanti allo specchio, no? Per vedere anche proprio visivamente la differenza. Perché io non è che, cioè, lo vedo. Però facendo le foto e mettendole poi vicine si vede tanto, quindi non, però non so se pubblicarla, magari fatemi sapere quando vedrete questo vlog se vi potrebbe interessare, insomma, anche per darci un po' di motivazione. E niente, vado a magna a proposito. Jäger, guarda che cadi. Già, va bene che fa freddo, però Jäger, ehi amore, che fai? Ecco, non è pure altro. La fate finita di fare sempre danni, uno e due, fate come Princess che è brava, non come voi due. Buongiorno ragazzi, mi sto rimbambendo perché ho fatto un video, ho fatto le storie, sono messo posto su Instagram e adesso sto facendo il weekly, sono un po' confusa, spero che in fase di montaggio mi ricordo bene tutti i vari pezzi. Comunque, oggi è giovedì, in teoria giovedì vado in palestra, se sentite il rumore in sottofondo è la piastra perché mi sto facendo un pancake e vi faccio vedere quello con cui io di solito faccio i pancake. Io metto 100 ml insomma di albume d'uovo, questi li prendo a Lidl, non sono per niente male. Diciamo che con una confezione ci faccio praticamente 4 giorni perché li mangio dal lunedì al giovedì, sì. Oggi li faccio perché ho un po' fame stamattina. E poi ci metto, ho comprato questa qui su Prozis, che è praticamente una polvere proprio per fare i pancake ed è aromatizzata tipo alla nocciola, sì, e alle proteine all'interno
E aspettate, è un bel paccone da 900 grammi e ci sto facendo veramente tanto e ne metto di questa 30 grammi, quindi 30 di questa, 100 di albume, mescolo tutto e gli albumi li faccio un po' con la frusta, non li monto proprio a neve ma li faccio diventare un po' vaporosi, non saprei spiegarvi, e questa ha pochissimi zuccheri. Cioè il 3% di zuccheri, io massimo il 5% ne posso mangiare. E qua dice anche che bollendoli ci potete mettere o l'acqua o il latte. E io però preferisco farli con gli albumi perché vengono un pochino più soffici. E poi, altrimenti ci metto, ho preso sempre da Prozis la farina d'avena come mi aveva consigliato una di voi. Perché questo fate conto che è un pacco da 1250 grammi e l'ho pagato molto poco. In verità se la prendete al supermercato tipo di questa marca, io adesso mi sa che mi è rimasta solo questa qua di riso. Vabbè, io di solito al Conad trovo solo queste, costano per 500 grammi tipo 3-4 euro e non conviene. E quindi ecco, queste sono le mie colazioni, altrimenti mi faccio il porridge. Aspettate, devo girare il pancake e ecco, ho fatto un macello con una mano sola, già con due non è che sia proprio capace. E poi ci mangerò un po' di melone bianco che ho già mangiato ieri. Io ho una passione per il melone bianco che non potete capire, mi piace molto più che il melone quello giallo. Qui ci sono tutte le buste, bellissima la mia cucina, sembra un tipo un ripostiglio. E niente, poi esco perché vado a farmi le unghie. E niente, quindi adesso preparo il pancake e vi faccio vedere. Pancake, vedete ancora fumo, l'ho appena tirato fuori. Quando lo cuocete diventa molto alto, poi piano piano si andrà a abbassare. E poi ci metto anche un po' di miele. Questo qua è quello bio della dell'Idol, che mi piace tantissimo, già ne ho fatta fuori una scatola. Ne metto un cucchiaino e diciamo che ne uso un cucchiaino al giorno quando faccio questo tipo di colazione. O lo metto sul pancake giusto per renderlo un po' più, cioè già comunque saporito, perché la polvere appunto che ho messo è già, diciamo, sa già di nocciola, però gli dà un po' di sapore in più. E niente, quindi buon appetito e buona colazione. Mi sono tagliata già il melone che io amo. Buongiorno ragazzi, oggi è venerdì, sono le 9 di mattina e mi sono, madonna, ma che ci ho fatto st'occhio, boh, e mi sono data una truccata, sto davanti alla finestra ma fuori c'è veramente il cosiddetto tempo da lupi e ecco questo, sono un po' bianca perché mi sono scordata i trucchi a casa, cioè mi sono portata solo un fondotinta, una spugnetta, cioè la beauty blender e il mascara, e poi vabbè, Rossetti ce l'ho in borsa, questo è il Ritual di Nabla, non so perché quest'occhio sia così, vabbè, non, cioè mi sono stata finestra davanti allo specchio e non l'ho visto, vabbè. Comunque, e sopra gli occhi ho messo sempre il Ritual, ne ho messo un pochino e l'ho sfumato. Adesso vado a riguardarmi allo specchio. Quindi non ho blush, non ho ciglio perché me la sono scordata, perché sto andando a casa di una mia amica che praticamente ha una sua linea, crea... Dio, non saprei spiegarvi bene. Vi lascio il link qua sotto nell'info box dei suoi social, così potete dare un'occhiata. Ma già ve ne ho parlato perché mi ha fatto una maglietta e praticamente deve fare delle foto e mi ha chiesto se vado a darle una mano, cioè a dare una truccata all'altra Federica, che è la nostra insegnante di pole dance, perché saranno appunto dei completini per la pole dance, però quella esotica, insomma exotic, quella un po' più sexy, cosa che io non faccio perché sono tutto tranne che sexy, però sono molto belli, quindi magari poi sicuramente su Instagram vi metterò qualche foto. E niente, se non mi casca l'occhio prima, che poi neanche mi brucia, eh? Boh, vabbè. Poi ho dormito pure bene stanotte, quindi cioè sono anche bella tranquilla. La maglietta, se vi interessa, non so se vi interessa, comunque è di Alcott, l'ho presa la scorsa settimana, costa 10 euro e c'era anche in altri colori, questa è bordeaux ma c'era anche rossa proprio, nera e altri colori. E niente, quindi così ve lo dico, a maniche lunghe, semplicissima. E niente, quindi se dopo riesco vi faccio vedere un pochino quello che facciamo, tanto fra poco vado. Buonasera, siamo passati direttamente a sabato sera, noi siamo riusciti per andare a fare una passeggiata. E, ieri comunque poi alla fine penso vi avrò messo qualche ispezione di quello che abbiamo fatto ieri mattina. E vi lascio tutti i link qua sotto se volete andare a vedere tutte le creazioni della mia amica. Andatele a vedere, fidatevi di me. Ma se siete liberi andate a vedere. Eh?
siete liberi, ora andate a vedere. Cancello, no, no, io lo do consiglio, do sempre consigli. Guardate. Io consiglio di andarlo a vedere perché ne vale la pena. Non mi consiglio niente mio, però. Eh? Non mi consiglio niente mio. Che ti consiglio a te? Stamattina poi siamo andati al centro commerciale a fare un giro per fare qualche regalo di Natale, anche perché Natale ormai è la settimana prossima, e alla fine ho risolto ben poco, però ho trovato vagamente quello che mi dovrei mettere a Capodanno, anche se non sappiamo cosa fare a Capodanno. Ho trovato questa gonna da Terranova, che adesso non vedrete, vabbè, tutta glitterata. Ho preso anche il top, però non mi piace come sta, quindi domani lo vado a cambiare. E niente, vediamo se trovo qualcos'altro. E il cappellino è sempre di Terranova. Ho preso anche dei guanti, ve li faccio vedere. Qui c'è la luce bianca. Dei guanti sobri, tutti pelusciosi. Più altro la mattina per il volante, sapete che è gelato, mamma mia. E niente. Sto cappellino azzurrino mi piace tantissimo, costava 5,99, ma c'era l'offerta sugli accessori. Se prendevate tre accessori, ne pagavate due, cioè quello che costa meno non lo pagavate. Sì, io... la commessa mi ha detto ma non ci sono offerte, vi giuro il negozio era pieno di locandine con scritto questa cosa qua, però alla fine poi vabbè, non saremmo capite comunque. Perché abbiamo preso Corrado, ho preso una sciarpa, un collo, come si chiamano questi, tipo il collo, io ho preso il cappello e i guanti che costavano entrambi 5,99, quindi uno dei due non l'ho pagato praticamente. E niente, adesso usciamo, andiamo a fare un giretto e poi andiamo a mangiare una cosa, e mi mangio una bella grigliata di pesce e basta. A dopo. Buongiorno, oggi è lunedì, come al solito chiudo il weekly il giorno dopo. Scusate i capelli, ma ho messo un po' di colore della Elgon, quindi sto aspettando che stia in posa, insomma lo tengo un pochino, che fa anche un po' da maschera idratante perché sono quelli cremosi, insomma non sono i pigmenti puri che un pochino me li vanno a seccare. E qui sono accompagnata dai miei fedeli gatti che dormono, da che ho tirato fuori questa coperta che ci aveva regalato la madre di Corrado in pile, bellissima, di Zara, lo scorso Natale forse, non mi ricordo, vabbè, appena la tiro fuori i gatti ci si fiondano sopra. E niente, ieri domenica, solito pranzo da nonna, come tutte le domeniche noi andiamo a pranzo da mia nonna, con tutti i parenti, lo facciamo sempre. Poi siamo tornati a casa, poi siamo andati a fare un aperitivo con i nostri amici perché era il compleanno di uno di loro. E poi siamo tornati a casa, Corrado ha visto la partita, io ho giocato alla PlayStation, a Spyro. Non so se anche voi ci giocate, io amo Spyro, me lo volevo anche tatuare, fate conto questa cosa, perché ho un sacco di ricordi da piccola, già giocavo alla PlayStation quando ero piccola. E giocavo a Spyro, a Crash, insomma, quei giochi là, a Tekken, gli altri non ero molto brava, non che io sia molto brava a giocare, però mi piace, mi diverto comunque. E io mi ricordo che Spyro è uno dei giochi che appunto usavo da piccola e... mi ricordo più che altro mia madre che mi prendeva in giro perché io non so per quale motivo lo facevo. Spyro è il draghetto che sputa il fuoco, no? Penso l'abbiate visto, insomma, intravisto. E io ero molto piccola e praticamente quando lui soffiava il fuoco io facevo... soffiavo insieme a lui e quindi mia madre mi piava in giro. Quindi è un gioco che mi riporta a dei bei momenti della mia gioventù. E niente, questo. Io vi auguro un buon inizio settimana e ci vediamo al prossimo weekly.